particolarmente soddisfatti perché siamo la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia ad avere finalmente il numero unico dell'emergenza, il 112. Pensate che era una direttiva europea del 1991 e non si sono ancora adeguate le altre regioni, noi lo abbiamo fatto, rendendo più efficiente il servizio, più sicuro e direi anche di un miglioramento vistoso delle risposte che vengono date. Nel caso specifico del 912 e del Sassuolo 118, le disfunzioni le conosciamo, sono state segnalate dagli operatori fin dall'inizio. Quello che colpisce è che poi alla fine, dal punto di vista giudiziario, ci va di mezzo invece spesso il singolo operatore. Sicuramente, come segnalato tra l'altro più volte dai sindacati degli operatori, la centrale andava incontro a continue disfunzioni, crash del sistema informatico, problemi con le radio, errori nella localizzazione degli interventi. E poi c'è anche da pensare in quali condizioni lavora un operatore nel momento in cui si trova a gestire una chiamata di soccorso. L'operatore sicuramente è esperto, però sa di avere a che fare con la vita delle persone. La persona si sente male, Danilo Slocar, in stazione marittima. Al primo interrogatorio, chi è, come si chiama, dove chiama è. Allora le passa la seconda telefonata, ripeti tutto quanto da capo e poi mi dia l'indirizzo. E lui dice, stazione marittima, Trieste. Ma l'indirizzo? Non lo so. E questo poveretto correva in giro per la stazione marittima chiedendo datemi un indirizzo. Morale, abbiamo la foto della telefonata, morale 3 minuti persi al telefono, più 8 minuti di arrivo dell'ambulanza, fate un po' conto, 11 minuti in attesa, poteva essere un ictus, poteva diventare una paresi se non una morte. Per fortuna tutto è andato bene, il personale è ottimo. È necessario che torniamo al vecchio sistema, un numero unico almeno per ogni provincia. Allora, 112 a volte c'è questo inghippo, no? La doppia telefonata. Sì. Ha toccato quello che è un punto sul quale dobbiamo veramente fare un grande miglioramento. Quando si telefona al 112 ovviamente si spiega qual è il problema, no? Che può essere diverso anche da un problema sanitario. Se è un problema sanitario interviene il 118. Ha ragione lei. Siccome ormai sono connessi e sono sostanzialmente con la stessa chiamata, lei fa la telefonata per l'emergenza, non dovrebbe avvenire che per due volte spiega la stessa cosa, dovrebbe esserci una attenzione ad evitare questo doppio passaggio. Sicuramente lo farò notare al dirigente della SORES e del numero di emergenza. C'è un terzo passaggio locale? No. Terzo passaggio in che senso? Cioè, nel senso che dopo la prima risposta... Prima di inviare il mezzo, l'operatore per scrupolo chiede, verifica, lei mi conferma i dati e gli spiega i dati. Certe volte succede per inesperienza, ma più che altro per superabitudine, perché chi ha fatto questo lavoro per 20 anni qualche volta sfugge e richiede inizialmente i dati. Ma l'indicazione, diciamo, a regime è quella di avere il dato e richiedere la conferma prima di passare la telefonata per l'invio del mezzo. Quindi l'utente dovrebbe soltanto sentire, lei ha chiamato con questo numero, dovrebbe confermare. Quindi la chi chiama parla con due operatori, diciamo, non con tre, giusto? Ok. Due operatori. No? Cioè l'assessore della sanità, quando noi ci siamo accorti per la prima volta che questa cosa non funzionava, e qui non è che siamo rivoluzionari barricaderi, no? E che il sistema si era piantato, e la sanità sui giornali a me ha risposto, quando l'ho accusata, dicendo guarda che il sistema si è piantato, mi ha risposto che questo è stato un blackout tecnico, come dire, cosa doveva essere, un blackout politico. Cioè, dico semplicemente che... guardi, queste sono assolutamente... Ho comparato gli ultimi 15 giorni del sistema prima dell'attivazione dell'1-2 con i primi 15 giorni del sistema con l'1-2 e la centrale unica. Il superamento del tempo target, del tempo standard per i codici gravi in tutta la regione, che è un parametro di un certo spessore, cioè indica
indica spia di risorse, spia di capacità di attivare il sistema e via dicendo, quindi un parametro diciamo pesante e sintetico, le posso dire che c'è un notevolissimo miglioramento. Quindi addirittura non siamo come prima, andiamo meglio. Assolutamente. Vuol dire che non abbia capito niente noi, e la gente non ha capito. No, allora cerchi di capire. Cerchi di alla capire. Gente non c'è. Sto dicendo, non c'è. Ha capito. Cioè, una domanda. Tutte queste. Prego. Le posso fare una domanda? Sì, prego. Quante volte le è capitato che il presidente sistema dove veder saltare tutto e far rispondere a Brescia? Questo non ha comportato cioè, nessun problema. Nulla c'entra. Non è un problema nulla sanitario. C'entra. A me non sembra tanto normale. Nulla c'entra. Darsi che mi sbagli. Ma no, ma guarda, invece tutti i sistemi di sicurezza prevedono una business continuity e un disaster recovery. Sto facendo differenza tra quello che succede adesso e quello che succedeva prima. Succede un fulmine in una cabina, si salta la corrente e si attaccano sistemi di sicurezza. È una cosa assolutamente prevista, il backup da un'altra parte era una cosa prevista, ciò che conta, credo, è che l'utente abbia una risposta nei tempi previsti e non abbia a rischio la migliore propria, di prima. La propria salute. Non c'entra, ha avuto la come risposta nei tempi. E un fulmine si è abbattuto sulla centrale del 112 di Palmanova. Il servizio. Nel pomeriggio alle 18:21, durante un temporale nella zona di Palmanova, un fulmine ha colpito l'edificio dove sono collocate le sale operative del 112, dell'emergenza sanitaria e della protezione civile. I meccanismi di protezione elettrica hanno protetto le apparecchiature telefoniche e informatiche, che non hanno riscontrato danni. C'è stata però una interruzione di corrente che ha coinvolto tutti i computer dell'ultimo piano. Le telefonate sono state prontamente deviate sulla centrale di Brescia. Dopo circa 30 minuti, una volta completati i controlli, le centrali sono tornate alla normale operatività. Non c'è stata nessuna interruzione del servizio. Adesso è Marco Piergallini, rappresentante sindacale del CONAPO, quindi Vigili del Fuoco, e funzionario dei Vigili del Fuoco di Roma. Dal novembre del 2015 ci troviamo a gestire le chiamate di soccorso tramite NUE 112. Non salviamo più nessuno. Questo lo dovete sapere tutti quanti. Non facciamo più in tempo. Qui ce lo possiamo dire tutti, perché siamo tutti professionisti di settore, o quasi, che qui questi stanno ammazzando la gente. Perché questo è poi l'estrema sintesi. E ci stiamo spendendo pure un sacco di soldi. È facile capire che c'è qualcosa che non va. Io penso che l'hanno capito tutti, no? Cioè, una persona di medie capacità l'ha capito. Perché non fanno niente per cambiarlo? Senta, posso chiedere qualcosa anche sul NUE? Su quello ci sono novità? Abbiamo delle correzioni in mente, naturalmente questa è una procedura che ha a che fare con delle competenze che non sono soltanto della Regione, perché ricordo che la vicenda del NUE del 112 è una vicenda governata dal Ministero degli Interni su imposizione delle direttive comunitarie. E quindi si cambierà o si continuerà? E quindi, abbiamo individuato delle soluzioni che potranno correggere questa cosa. Può dircele? Quali? Prima dobbiamo andare a verificare la fattibilità di queste idee che abbiamo. Potrebbe essere che una di queste è che resta il 118 per sempre? No, il 118 non può rimanere, non, perché c'è in odore una procedura comunitaria, di infrazione comunitaria. Questo non è possibile. Però potrebbero esserci delle soluzioni che migliorano le prestazioni che oggi vengono garantite. Il che vuol dire una migliore preparazione degli operatori che rispondono. Una migliore preparazione, ma anche delle procedure diverse e soprattutto anche una correzione dell'assetto tecnologico, perché l'assetto tecnologico è stato costruito in un modo che oggi ci fa scontare delle difficoltà. Per esempio, resta quindi una centrale unica o sarà più su più territori? No, la centrale unica deve rimanere, no? Non è immaginabile che ci possano essere delle soluzioni diverse. Chiamo il dottor Balzanelli, presidente SIS 118, Società Italiana, appunto il sistema 118.
il numero unico europeo per chiamate di emergenza viene introdotto parallelamente ad ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate. Se parlassi del 112 potrei finire qui. Parallelamente. Non lo dico io, lo dice l'Europa. Dottoressa Ruggiu, l'Europa dice che il 118 doveva rispondere perché quel numero è stato introdotto parallelamente e non in sostituzione. Lascio ai parlamentari l'analisi retrospettiva delle responsabilità e delle spese davanti ad un popolo che non può permettersi di buttare all'aria miliardi. Parallelamente cambia tutto.